Buongiorno a tutti ragazzi e forza Juventus. Allora, oggi faccio un video un po' particolare, devo dirvi la verità, perché me lo sono preparato prima, ho messo qualche appunto all'interno di un file che ora andremo a vedere insieme perché credo che sia necessario fare un po' di appunti. Vi dico subito che per alcuni potrebbe essere anche un po' noioso questo video, voglio essere il più trasparente e onesto possibile con voi. Però ieri abbiamo un po' discusso di quelle che erano state le sensazioni legate alla valorizzazione di alcuni giocatori per la Juventus in relazione a quello che è l'Allegri bis o comunque questo anno in particolare. Avevo parlato di due articoli e oggi quei due articoli andiamo a leggerli, un po' a smontarli, e quindi vi dico, sarà un po' noioso, alcuni potrebbero vederlo come un attacco ad Allegri, ma vi dico che non è un attacco ad Allegri, ve lo dico subito e ne parliamo, anzi direi di non perdere altro tempo perché temo che questo video sarà abbastanza lungo. E infatti il punto zero, e ho preso 15 analisi da 0 a 14, l'analisi zero che voglio fare è perché faccio questo video. Perché questo non è un video contro Allegri, è un video in risposta a quello che si dice su Allegri. Perché ieri ho usato un termine forte, che è revisionismo, e il revisionismo è qualcosa di associato anche a dei periodi storici un po' particolari legati a dittature e robe del genere. Quindi io in questo momento mi sento così. Questo è il meme. C'è la Juventus che sta bruciando tutto intorno e ci sono io lì con la tazza che dico va tutto bene, è un bel momento, questo è ok. Ecco, io leggere determinati articoli in questo momento mi sento esattamente così. E quindi voglio cercare di scavare insieme a voi e fare un'analisi che secondo me è più onesta e vicina alla verità possibile rispetto a quello che abbiamo letto in questi giorni. Quindi per quello che vi dico, per qualcuno potrebbe essere noioso, per altri magari interessante, se non siete interessati a proseguire oltre vi chiedo di uscire dal video, così ci risparmiamo delle seccature tutti quanti. Questo è il primo articolo che andiamo a trattare, di Tutto Sport. Titolo: Allegri valorizza la Juve, lo dicono i dati, Ildiz vola, ne crolla uno solo. Da inizio stagione fino ad oggi l'organico bianconero ha guadagnato oltre 50 milioni. La squadra è terza in classifica, ma vale di più. Ok, quindi questo è un po' il punto della situazione con le immagini di Allegri, Ildiz, Cambiaso e Bremer. E secondo me già qui ci sono alcune cose da dire. Partiamo anche a leggere l'articolo, perché c'è un trafiletto interessante, cerchiamo di andare con ordine, e dice: perché la qualificazione all'inedita ricca Champions bla 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 bla, e arriviamo al trafiletto che ci interessa e dice: la gestione Allegri sta contribuendo a valorizzare un organico pregno di giovani talenti. Io apprezzo molto la scelta di utilizzare contribuendo, cioè collaborazione, partecipazione, cooperazione, aiuto, sostegno. È una scelta del termine molto corretta per quanto mi riguarda. Poi il titolo è differente, Allegri valorizza la Juve, però ovviamente sappiamo anche come funziona, il titolo deve essere di maggiore impatto e quello è un titolo effettivamente di impatto. Io devo dirvi la verità, questo articolo di Tutto Sport tutto sommato lo apprezzo anche, perché il titolo è una roba, ma poi dentro ci sono scritte secondo me delle analisi corrette in linea con quello che effettivamente è avvenuto. L'unica cosa che devo dire, la prima analisi che faccio effettiva oltre al perché faccio questo video, è cosa si intende per giovani, perché abbiamo visto Cambiaso e Bremer, no? Cambiaso e Bremer sono giovani? Cambiaso è un 2000, Bremer è un 97, Bremer sicuramente non è un giocatore giovane, Cambiaso è un giocatore che quest'anno andrà a spegnere 24 candeline, io quindi come riferimento voglio prendere 23 anni, che non significa essere giovani, 23 anni è diciamo il limite massimo in riferimento all'under 23, la next gen della Juventus nasce con l'intento di essere un under 23, quindi voglio prendere 23 come limite, quindi giocatori dal 2001 in avanti. Poi è ovvio che bisogna sempre interrogarsi cosa si intende giovani, perché per me il giovane, inteso davvero come giovane, è quello che non ha esperienza, che viene preso dalle giovanili e viene messo in prima squadra. Che non è un discorso legato all'età anagrafica, è un discorso legato alla formazione. Quello per me è il giovane. Poi è ovvio che non possiamo limitarci solo a quello nell'analisi, quindi cerchiamo di ragionare su tutti i giocatori della Juventus, presenti in rosa e non solo, che vanno a spegnere al massimo 23 candeline quest'anno. Quindi Bremer lo escludiamo, Cambiaso lo escludiamo, Vlahovic lo escludiamo, Ken lo escludiamo, Gatti lo escludiamo, perché non stiamo parlando di giovani, nel vero senso della parola perlomeno.
per quello che stiamo cercando di analizzare. L'analisi 2: si possono prendere in esame tutti i giocatori o hanno esclusi anche quelli più pagati o già pagati come Bremer? Perché Bremer la Juventus lo paga una cifra alta, se non altissima, una cinquantina di milioni di euro. In quel caso è la guida tecnica che fa la differenza. Cioè, se Bremer oggi vale 5 milioni in più rispetto a quando è partito, che la Juve però aveva già pagato 50 milioni, è un discorso di guida tecnica o è un discorso che hai preso un giocatore che è già formato, già valorizzato, già pronto per essere etichettato come valore da quella cifra lì? Quindi cerchiamo di escludere questa tipologia di giocatori perché non ha veramente senso. Poi c'è questo trafiletto che inizia intitolato rosa da quarto posto. Poi ci spiegano che la rosa da quarto posto è perché è alle spalle di quelle di Inter, Milan e Napoli dal punto di vista del valore, del valore. E poi ci dicono anche che per il calcolo del valore dei cartellini dei calciatori più o meno su giù è stato utilizzato Transfer Market, che in realtà è il metodo che ha utilizzato anche la Procura Federale appunto nel percorso, nel processo sportivo dell'anno scorso, dove c'è stata la punizione da parte della Juve. Allora, il titolo è provocatorio, ma è spiegato bene nei valori, perché ti dice la Juve è quarta dietro Milan, Napoli e Inter dal punto di vista del valore. Poi lì si apre un discorso legato alla valorizzazione precedente, ma questo è un altro discorso. Però il calcio non è solo valori, non può e non potrà mai essere solo valori, perché il calcio è uno sport. I valori appartengono, se vogliamo, a cose legate alla finanza, l'economia, i bilanci. Non è calcio, non è lo sport del pallone, quella roba lì. Quindi si può comunque riuscire a migliorare o anche a peggiorare un piazzamento legato ai valori, perché se no abbiamo la classifica finale, Inter prima, Milan secondo, Napoli terzo, Juve quarta, bene, stop, ma non è quello, i valori non vanno in campo. E infatti la Juventus ha la rosa più pagata della Serie A, perché se dobbiamo parlare di valori, parliamo anche proprio del valore economico che viene riconosciuto ai calciatori. Poi, secondo me, nell'articolo viene spiegato bene, anche la Procura aveva utilizzato in maniera folle Transfer Market per le valutazioni, che io stesso ho utilizzato per prendere i dati di quanto si è giocato, perché quello è quello che importa sulla valorizzazione, non tanto un valore che viene attribuito anche in maniera soggettiva da Tizio, Caio o Sempronio. Cioè il valore Transfer Market di Cambiaso, che oggi può valere, non lo so, non ne ho idea, 20, non significa che se arriva una squadra con 20 lo compra, significa che è un valore battezzato. E già era stata folle che una procura potesse prendere il valore dei giocatori a Transfer Market e dire: ah, questo valeva 20, perché la Juve l'ha venduto a 25? E folle anche stilare per me una classifica di Serie A relativa ai valori e poi dire: ah beh, allora vedi che è cresciuta la Juve, perché è lo stesso giochino. Non funziona così. Poi si parla di Pogba e Fagioli e valori scesi, li sorvoliamo, sono robe appunto extra campo. Cerchiamo di focalizzarci sul campo, su quello che effettivamente accade nel rettangolo verde. Poi c'è questo articolo in cui si parla di gestione esterna. E allora io qua mi fermo un attimo, perché di gestione esterna si parla di Huijsen, di Sulé, di Barrenechea, di Caio, tutti i giocatori che sono di proprietà della Juventus ma che non giocano nella Juventus in questo momento. E allora l'articolo è: Allegri valorizza la Juve, anche se poi all'interno dell'articolo di Allegri non si parla mai, lo abbiamo visto, si parla più che altro dei giocatori, dei valori, però l'articolo è: Allegri valorizza la Juve. È questo che a me dà noia, non il fatto che si parli di Allegri o di altro, perché Allegri ha dei meriti, anche li vedremo alla fine su alcuni ragazzi e nessuno glieli toglie, però per me non è giusto attribuirne altri o far passare i messaggi che, perché sennò si torna al revisionismo. Quindi l'articolo parla di Allegri e allora io dico che si può finire qua, perché se nell'articolo che si parla di Allegri viene valutata la gestione esterna di altri allenatori di altre società, allora io vi dico forza Juve, perché qui ragazzi si continua a confondere le parole. Allegri non è la Juventus, la Juventus non è Allegri, e se dobbiamo parlare dei giovani della Juventus, allora delle due dobbiamo esaltare il lavoro di scouting eseguito da Tognozzi, che oggi nemmeno fa più parte della Juventus. Allegri non è la Juve non è Allegri. E dico, questo articolo è stato anche abbastanza soft, è sul finale che non mi piace tanto, perché se l'articolo parla di Allegri poi non si può parlare della gestione esterna, e perché non si può tutto rapportare alle valutazioni di Transfer Market. Però tutto sommato vi devo dire, se l'articolo si fosse chiamato la valorizzazione del talento Juve,
non avrei nemmeno avuto niente da dire, non avrei nemmeno fatto l'articolo, il video in risposta all'articolo. Però quello che andiamo a vedere adesso, ragazzi, è qualcosa di terrificante. Sono partito morbido, ma adesso arriviamo veramente a delle cose che mi fanno girare gli zebedei. La meglio Juventus, prima pagina del Corriere dello Sport di domenica. Il lavoro svolto da Allegri può garantire in futuro uno splendido patrimonio. Poca esperienza e tanta prospettiva. Ecco lo slogan di una squadra cresciuta attraverso la progettualità di Max. Copia e incolla. Allegri non è la Juventus. La Juventus non è Allegri. Allegri è l'allenatore della Juventus, che ha avuto tanti meriti in passato relativi a dei trofei che sono stati conquistati sul campo dalla sua squadra e sotto la sua ottima gestione del primo ciclo. Sul secondo, dei risultati non possiamo parlare. Della qualità del gioco non possiamo parlare, è rimasta la valorizzazione dei giovani, perché proprio Allegri stesso, quando arriva la Juventus nel suo secondo ciclo, prima conferenza stampa dice: l'allenatore va valutato su i risultati, e quindi le vittorie, sulle vittorie e sul valore che riesce a dare in più alla società, sulla squadra, di come lavora. Vittorie e valore, vittorie non ce ne sono, e quindi guarda caso, proprio adesso che di vittorie non ce ne sono e il ciclo di Allegri sembra essere destinato a concludersi a fine stagione, si sta cercando di fare revisionismo su quella che è stata l'avventura 2.0 di Allegri, e a me questa roba fa girare le scatole. Non è un video contro Allegri, è un video in risposta a chi fa delle letture di questo tipo, mettendo la Juventus in secondo piano e Allegri in primo. Questo è quello che a me dà fastidio. Non è tanto Allegri, è tutto quello che circola intorno a Allegri che mi dà molto noia. Copia e incolla, copia e incolla. Fino ad arrivare a questo punto in cui addirittura si dice: e se la crisi di febbraio-marzo, quella che ha fatto diventare irraggiungibile per la signora il sogno scudetto, fosse spiegata con la leggerezza di età? Questo è un bel attacco frontale, no? Nei confronti della Juve, rei della crisi, giovani, no? Giovani della Juve, rei della crisi, secondo questa lettura. E allora proviamo a girarla, questa frase che ho sottolineato in giallo e che mi ha fatto molto ridere, proviamo a girarla, proviamo a vedere se così funziona meglio. E se il filotto dell'andata, quello che ha fatto diventare raggiungibile per la signora il sogno scudetto, fosse spiegata con la freschezza dell'età? Abbiamo mai letto questa frase nell'andata o abbiamo letto tutt'altro di quanto era stato bravo Allegri nonostante una squadra che... Perché se adesso la crisi di febbraio-marzo potrebbe essere... Mettiamoci lì il dubbio, no? Tanto dubbio mettiamolo. E se fosse perché la Juve è troppo giovane e quindi la leggerezza dell'età? Allora magari i punti che abbiamo fatto è grazie alla freschezza dei ragazzi. No, quello no. Quello lo mettiamo da parte, perché lo stesso Corriere dello Sport titolava Allegri come Garibaldi e queste robe qui. E a me è quello che sta intorno a Allegri che dà fastidio, non è Allegri. È proprio quello che sta intorno a Allegri che mi dà noia. Però questa frase non l'abbiamo mai letta, chissà perché. Ma non lo so. Non lo so. Non so perché non l'abbiamo mai letta. L'età media per vincere. I numeri. Perché c'è un'età media per vincere, eh? Voi non lo sapete, ma nello sport, nel calcio, c'è una regola non scritta. Se voi aprite il manuale delle istruzioni del calcio, c'è proprio l'età media per vincere. Questi sono andati a prendere i filotti degli scudetti della Juventus, le annate della Juventus, a fare i conti su quanto era vecchia o giovane la Juventus quando vinceva, addirittura raggiungendo il picco con Buffon, Khedira, Higuain, Douglas Costa, Matuidi, Barzagli e Mandzukic ad alzare l'esperienza del gruppo. Che, attenzione, per me non è il fatto che ci siano dei giocatori con esperienza, con l'età più... Ma per me, guarda, se la Juventus domani prende Kroos a parametro zero, sono la persona più felice del mondo. Più felice del mondo. Quindi non è un discorso, no, tutti giovani e vecchi, no. Ma no. Ma no. Perché nel calcio bisogna avere comunque, in tutti gli sport di squadra, secondo me, un gruppo con determinate età anagrafiche e esperienze differenti, ma non è quello il punto. Il punto è che esiste un'età media per vincere. I precedenti. Allora smettiamola di guardare la carta d'identità. Questa è la richiesta che vi faccio. Prendetela e mettetela via la carta d'identità. Parliamo dei valori di campo. Anche perché questa roba si può smontare dicendo: sì, però la Juve di Buffon, che dire, Guinda, Costa, Acosta, Matuidi, Barzagli, Mandzukic, quanto la pagavi rispetto a quella di oggi? Quanto costava
Quanto era sostenibile quella Juventus lì? Dal punto di vista dei cartellini e degli ingaggi, gli ammortamenti ogni anno, quanto erano? Quante erano le spese di gestione di quella Juve? Perché se il mantra è quello lì, no? Giusto per me, che in campo non ci vanno i bilanci, allora non ha nemmeno senso fare il confronto con delle Juventus, con dei giocatori, li abbiamo letti, e non sono Pinco Pallo e Panco Pinco, non è che sono così forti per l'età, sono forti perché quelli erano forti, per i giocatori forti allora li paghi, a maggior ragione se hanno raggiunto uno status di forte. Quindi lasciamo stare la carta entità e concentriamoci sul valore. Questi qui letti non erano forti perché erano vecchi o non giovani o più vecchi degli altri. Questi qui erano forti perché erano forti, punto. Poi che abbia raggiunto anche con la maturità calcistica delle vette più elevate, questo è fuori da ogni discussione. Però questo a me fa molto arrabbiare. E poi arriviamo a dare uno sguardo alla Juve del passato. Addirittura la Juve più giovane prima di questa Juve di Allegri. Bisogna andare al prima del 93-94, la Juve dei 23 anni Conte, Peruzzi, Torricelli, di Andrea Fortunato di 21 anni, Ravanelli 24, del 19enne Del Piero, trascinata dal 26enne Baggio. Altra epoca calcistica. Però parlare oggi di questi nomi qua nel 2024 è un conto. Ma all'epoca l'abbiamo letto su quella Juve lì che non aveva l'età per vincere? Magari sì, non lo so, io non ho letto gli articoli 93-94. Ovviamente riferimento a Conte, a Del Piero, giocatori rei di essere giovani. Perché probabilmente all'epoca si parlava più dei vari Vialli, Ravanelli, Baggio in relazione a Del Piero. Per forza di cose il giocatore era all'inizio della sua carriera. Però Del Piero era scarso a 19 anni o semplicemente era all'inizio della sua carriera. Quindi carta d'identità o valore del giocatore? Perché spesso e volentieri si parla dell'età ma non del valore dei giocatori. E questa è una cosa grave, molto grave, perché dovrebbe fare informazione. E invece non fa informazione ma fa opinionismo. Perché se la crisi fosse spiegata dalla Juventus troppo giovane, quella non è informazione. Non lo è. Andiamo avanti. Io ho creato questa tabellina. Questa tabellina molto simpatica. Questi sono i giocatori della Juventus Under 23, in prima squadra e fuori dalla prima squadra, con l'età, appunto, i minuti, le presenze, il numero di presenze era subentrante, quindi quante volte non è partito titolare ma poi è entrato, e la media minuti su presenze. Allora, ho evidenziato in rosa Yıldız, Nonge, Miretti, Iling e Cherry, perché sono gli unici giocatori presenti nella rosa della Juventus quest'anno che hanno fatto almeno una presenza, quindi almeno un minuto, che però non sono andati all'estero o in prestito o fuori dalla Juventus, insomma, sono giocatori presi, messi lì in mano ad Allegri. Valorizzazione di altri no, non sono tra virgolette inquinati da altri allenatori di prime squadre, dati in mano ad Allegri. Forse Cherry, non lo so, magari Cherry ha avuto un'esperienza, non ne ho idea. Fatto sta che è questo, ok? Quindi dalle giovanili alla prima squadra. Poi per la Juventus vanno anche presi in considerazione tutti quegli altri che sono esterni, quindi Huijsen, Alcaraz, Jalot, Caviglia, Fagioli, Caio, Barenecea, Sulé, Huijsen ancora perché adesso è in prestito, tutti in realtà forse tranne Alcaraz perché non è di proprietà della Juventus, ma queste sono tutte di proprietà della Juventus, quindi se ragioniamo sulla Juventus sono tutti giocatori della Juve. Però l'articolo parlava del magico lavoro di Allegri, di quanto era stato bravo Allegri, bello Allegri. Allora, se si parla di Allegri, i numeri sono inerenti a Huijsen, Nonge, Miretti, Iling e Cherry. Cherry ha giocato 6 minuti, è stato buttato nella mischia nei minuti finali, ce lo ricordiamo. Togliamolo. Nonge, che ha fatto 4 presenze e 4 a subentrante per un totale di 49 minuti, non plus ultra, la gestione di Napoli, possiamo toglierlo, togliamolo. Rimangono Yıldız, Miretti e Iling. 3. Questi tre qui, basta, gli altri sono o utilizzati, Fagioli squalificato, quindi è Caviglia, mille esperienze, Jalot ancora non è stato utilizzato, Yıldız, Iling e Miretti, sono questi tre. Quanti sono titolari di questi tre? Zero, non è titolare nemmeno Yıldız in questa Juve è titolare. E il riferimento è su quest'anno. Abbiamo letto gli articoli di quest'anno, perché sennò possiamo andare sull'anno scorso anche, dove Fagioli era effettivamente un titolare prima della squalifica, poi era stato valorizzato in Serie B ed era stato inserito dopo tanti infortuni, giocatori indisponibili, questo non c'era, quello squalificato, vabbè allora buttiamo Fagioli, entra, risolve con Lecce, entra nelle gerarchie e non esce più.
quasi più o più. È stato bravo Allegri in quel caso? O comunque il percorso di Fagioli era stato programmato dalla Juventus, magari anche insieme a Allegri, perché io sono dell'idea che la Juventus programmi insieme all'allenatore e che non sia l'allenatore che programma sulla Juventus, perché questa è la grande differenza, perché sennò questo video non sarebbe esistito, perché Allegri insieme alla Juve decide il percorso giusto per il calciatore. E ripeto, non è Allegri, è tutto quello che orbita intorno ad Allegri, il fatto che si debba leggere della roba del genere come se il bravo fosse stato Allegri, non la Juve. Non la Juve che ha fatto il progetto, non Tognozzi che è andato... Allegri, stop. Sono tre. Yıldız, Ealing e Miretti. E Miretti è l'unico giocatore davvero di Allegri, suo, fatto a sua immagine e somiglianza. Fatto esordire nel primo anno sul finale della stagione dell'Allegri Bis. L'anno scorso utilizzato tante volte, poi messo in disparte, poi ripreso. Quest'anno tanti minuti per Miretti. Tanti. Però, allora qui spezzo una lancia a favore di Allegri. Oggi Miretti non fa la differenza. Nella Juventus Miretti oggi non fa la differenza. Non è un titolare, è un giocatore che subentra, ogni tanto lo trovi, ogni tanto non lo trovi. È colpa di Allegri se oggi Miretti non è un giocatore che fa la differenza come, non lo so, potrebbe essere McKennie? No. Non è colpa di Allegri. Magari il giocatore è quello lì. Magari il livello di Miretti è quello lì. Vedete, parliamo di livello. Di livello. Magari il livello di Miretti è quello lì. Ma che ne sai? Non lo possiamo sapere. Poi, mia lettura. Se Miretti va fuori un anno, lo dà in mano un allenatore che ci lavora sopra, lo mette al centro della sua squadra, quindi diversa dalla Juventus, una squadra con meno pressione e tutte queste robe qui, migliora Miretti? Per me sì, perché per me ha delle qualità. Però la mia lettura, non è che te la vendo come verità assoluta. Per me, secondo me, per quello che vedo di Miretti, avrebbe bisogno di essere preso per mano, guidato, accompagnato, valorizzato, sentito importante e messo al primo piano, per poi tornare pronto per la Juventus, magari anche da non essere titolare. Un po' il percorso che ha fatto Fagioli, un po' il percorso che ha fatto Nicolussi, un po' il percorso che ha fatto Barrenechea, un po' il percorso che stanno facendo Sule e Huijsen, che sta facendo Caiorga, questi percorsi qui. Però Miretti è l'unico vero giocatore che dice, oh, nell'Allegri 2.0 me ne trovi uno che Allegri ha lavorato su di lui, giovane, della prima vera della Juventus, messo in prima squadra, lui. Perché Ealing, più no che sì. Yıldız, 2 mesi? 40 giorni? 45-50 giorni? Poi, si è visto, si è visto. Nonge, stendiamo un pelo pietoso. Fagioli, ribadisco. Sì, era entrato nelle gerarchie, però la valorizzazione l'aveva fatta altrove. Miglior giovane della Serie B, promozione in Serie A con la Cremonese, questa roba qui. Quindi, io trovo Miretti. Poi, che Miretti sia anche rappresentato da Branchini, così come Allegri, boh, magari è collegata alla roba, o magari no, magari Allegri stravede semplicemente per Miretti, e Miretti è una creatura di Allegri, questo nessuno glielo toglierà mai, questo è un dato di fatto, così come è stato per De Sciglio al Milan, così come è stato anche per il Sharawi al Milan, giocatore che comunque è tornato dopo Allegri ha messo titolare, bla bla bla. Queste robe non le toglie nessuno, non le toglierà mai nessuno, perché poi a me dà anche fastidio quando si sente che Allegri è contro i giovani, poi ci arriviamo. Quindi valorizzare dentro la Juve, per me, guardando anche questa tabella, ragazzi, guardiamo questa tabella, cioè guardiamola, anche Huijsen che adesso è alla Roma, che ha fatto 12 presenze, ne ha fatte 8 da subentrante, vuol dire che è partito titolare 4 volte, alla Roma, non alla Juve, con tutto rispetto per la Roma, però è una squadra diversa dalla Juventus anche proprio come pressione, poi lì ci sono le radio e tutte le robe, però non è la Juve. Però anche Huijsen, che sta giocando a Roma, ha già fatto un paio di gol, un assist, forse anche un autogol così, è... sì, valorizzato sulla falsa riga di Miretti, sulla falsa riga magari di Yıldız, come è stato da noi, in di Ealing, robe del genere, no? Guardiamo Sule è valorizzato, guardiamo Barrenechea è valorizzato, Caio no, poi Caio è tornato in infortunio, ma può essere qualsiasi cosa, magari Caio non è destinato a diventare un giocatore di livello, per me è una sorpresa anche Barrenechea che abbia giocato così tanto, ve lo dico tranquillamente, non è che se uno è giovane, quello è forte, punto, perché è giovane, no, ma dove siamo? Uno è forte perché è vecchio e uno è debole perché è giovane, uno è forte perché è giovane e uno è scarso perché è vecchio, ma ragazzi, ma è sport sta roba qui? Adesso... è questo il messaggio che voglio farvi passare. Per me Caio non è niente di spettacolare, Barrenechea non lo so, non mi ha mai dato delle vibes positive,
Nemmeno Sule me ne dava. Eppure Sule sta facendo molto bene. Oggi se mi chiedi, vendi Sule per prendere Commaners? No, sono innamorato di Commaners, ma mi tengo Sule. Perché sennò tutto questo discorso della valorizzazione lo prendi e va, ragazzi, rifacci i costumi. Perché poi diventa un plus valentificio. Ah, sì, Sule lo sei andato a scovare. Ah, l'hai valorizzato, è andato in prestito. Bene, è il momento giusto per venderlo. Ragazzi, a me sembra che l'Eventus abbia necessità di giocatori di un certo livello. Sule ha fatto 10 gol col Frosinone in Serie A. Mi sembra che sia quantomeno giusto dargli una possibilità alla Juve. Magari nemmeno da titolare. Rinnovi Chiesa e Sule è il backup perfetto per Chiesa. E magari poi Sule gli ruba il posto a Chiesa, perché i valori in campo ti portano a fare questa scelta. Però cerchiamo di lasciare da parte il... Ah, lui è giovane, lui è esperto. Queste robe qui per me non... Cioè non esistono. Se uno è forte gioca, punto, stop. 15, 16, 17, 20, 30, 31, 35 anni. Ma non è quello il punto. Non è assolutamente quello il punto. Quindi valorizzare entro Juve per me è difficile se non impossibile. E ve lo dice uno che fra tutti questi che abbiamo visto, senza passaggi esterni, ha ritenuto soltanto Yıldız degno di giocare titolare in questa Juventus qui. Perché oggi, sempre mia opinione, che Yıldız non giochi titolare in questa Juventus qui, in questo momento qui, è follia. E mi dà anche noia a leggere se il fatto che la Juve sia entrata in crisi è per via dei giovani che... Ragazzi, ma quando Yıldız è entrato nelle rotazioni, la Juventus ha alzato la qualità delle prestazioni, segnava 3, 4, 5 gol a partita. La crisi inizia con l'Empoli, dove Yıldız viene panchinato, gioca al suo posto Milik, anni 30, viene espulso Milik e la Juventus non vince e inizia questa crisi. Vogliamo far passare il messaggio che è responsabilità della freschezza dei ragazzi, che in questo momento non riescono a tirar fuori qualcosa di più? Forse delle due, paradossalmente, la lettura più giusta è quella opposta. Io pretendo di più dai senatori in questi momenti qua, da quelli che ci mettono la faccia, da quelli che hanno uno status elevato dal punto di vista anche dello spogliatoio. Questa è la roba che a me dà fastidio. Io credo che questa sia malafede. Io credo che questo sia revisionismo. E vi dico, se l'articolo di Tutto Sport, sì, medio, è il titolo e altre poche robe, qui ci sono delle sfumature di malafede che sono elevatissime. Ragazzi, ma di cosa stiamo parlando? Da parte di un giornale che non è nemmeno legato alla Juventus. Perché Tutto Sport è legato alla Juve, lo posso anche comprendere. Questo è un giornale in cui il direttore è legato ad Allegri. Questa roba a me fa impazzire. E devo anche dire, sì, la valorizzazione di Allegri. Tre giocatori, di cui zero titolari, di cui uno dovrebbe esserlo. Bisogna ragionare sulla Juventus, non su Allegri, oh. Questo. Poi io vi posto qui, non lo vedete, è scritto in piccolissimo, è un papiro, è uno screen. Vi lascio questo documento, questa sorta di file Word che abbiamo letto insieme, ve lo lascio qui sotto nei commenti, potete accedere e andarvelo a leggere. Questo è un commento che ho scritto 2 anni fa in un mio video in cui dicevo: per me Allegri non odia i giovani. E io questa cosa ve la confermo anche oggi. Allegri non è che odia i giovani. Poi esordire e valorizzare sono due concetti differenti, l'abbiamo visto. L'abbiamo visto qui. Per me Allegri non è contro i giovani. Allegri guarda l'esperienza per comodità. Allegri è una persona pigra. Lo dice lui stesso. Preferisce la partita piuttosto che l'allenamento in settimana. Preferisce quello. Non gli interessa quello che c'è in mezzo. Lui vive per le partite. Lo dice lui. Lo dico io. Non è la mia opinione. È una cosa che dice lui. Non è un allenatore che si mette a lavorare in settimana prendendo per mano un ragazzo e portandolo a fare il passo successivo. O comunque se lo fa, lo fa poche volte. E non lo dico io, lo dice la sua carriera. Vuole vincere. Vuole giocatori pronti, vuole fare il meno possibile, vuole affidarsi a loro, vuole dei giocatori pensanti. Non lo dico io, lo dice lui, lo dice la sua carriera. Non facciamolo passare per valorizzatore, perché sennò qui è davvero revisionismo. È un allenatore che ha basato sempre tutto sui risultati, e quando ce li aveva, e lo dico io per primo, ero soddisfattissimo di avere Allegri quando vinceva gli scudetti, quando vinceva le Coppa Italia, quando faceva dei bei percorsi in Champions, al di là delle finali. Ero contentissimo. Oggi questa roba non c'è. Allegri non è andato era giusto. A maggior ragione per una Juve che ha cambiato anche il target. Più sostenibile,
meno ingaggi pesanti, meno giocatori esperienza, più giocatori da formare. Cioè, dobbiamo comunque dire no, Allegri è stato bravissimo perché i ragazzi di oggi della Juve, guarda qui il lavoro di Allegri nei prossimi anni. Ragazzi, ma questa roba è fantasia, è finzione, questa roba è finta, questa roba è falsa, questa roba è falsa. Io 2 anni fa scrivevo questo, criticavo la Juventus e difendevo Allegri a quel punto di vista. 2 anni fa, 199.000 follower avevo ancora. Qua siamo andati avanti e speriamo che si possa andare ancora più avanti. A tal proposito vi chiedo un mi piace, un'iscrizione, un commento per sapere anche la vostra qui sotto. Negli ultimi 2 anni invece, anche se è partita da prima la Juventus per farlo, poi l'output è quello degli ultimi 2 anni, la Juventus è stata molto brava. Lavoro su Perito Gnozzi, voluto dalla società, e ora si stanno vedendo le differenze. E per avere queste differenze anche tra 2 anni bisogna lavorare oggi, forse anche un po' prima di oggi. Quindi non confondiamo Allegri con la Juventus, perché Allegri è l'allenatore della Juventus, non è la squadra, non è la società. Stop. Questo è il messaggio che si conclude ancora una volta con un forza Juventus. Perché io lo torno a dire, lo torno a ribadire per l'ennesima volta, non dovete vedere questo video come un attacco frontale ad Allegri, perché non lo è. È un attacco a tutto quello che orbita intorno ad Allegri. È quello che mi fa veramente girare. Completate voi la frase. Ciao e forza Juve. Scusate per la lunghezza del video, ma era necessario.